Residenti, commercianti e imprenditori continuano a scendere in campo per contrastare la scelta del comune sui parcheggi a Lido e alla Sassonia. 311 gli stalli in totale che cambieranno colore, facendo diventare la sosta a pagamento dal 1 giugno al 15 settembre. Dopo le lamentele, la giunta ha deciso di prendersi alcuni giorni di tempo per valutare insieme ad ASET costi, orari e convenzioni, e domani dovrebbe essere approvata la delibera. Un passo indietro, parziale, che non è piaciuto alla Lega Fano, che dopo aver chiesto le dimissioni dell'assessore Tonelli, oggi ha ribadito una gestione definita imbarazzante e non accettabile dei lavori pubblici in città. Chi ci rimetterà sono sicuramente i residenti, che non hanno voce in capitolo o non hanno una forza contrattuale e quindi dovranno essere rassegnati ad accettare quello che verrà deciso. E con rabbia e con rassegnazione. C'è anche un'altra situazione che non è stata gestita, diciamo così, in collaborazione con altri enti. Certo, alcuni gestori ci hanno detto che per il potenziamento della linea elettrica della loro locale hanno coinvolto Enel, che è intervenuta sulle linee blu già disegnate, quindi a dimostrazione che non c'è stato un coordinamento tra Comune e Enel, oppure anche le stesse centraline per il pagamento del parcheggio sono state messe e poi sono state dovute rimuovere perché chi mette la fibra deve passare proprio dove erano le colonnine, l'hanno dovuto togliere. Questi sono soldi spesi male dal Comune e quindi, diciamo, i cittadini, i residenti, che tra l'altro pagano le tasse, non vedono in qualche modo un ritorno di quello che loro pagano. Ad unirsi alla protesta anche Giorgio Andrea Ricci, titolare di un noto ristorante e presidente di Ristor Italia, anche noi, ha detto, non siamo stati interpellati. Non ci aspettavamo così dall'oggi al domani queste nuove strisce blu, dove vanno chiaramente a creare uno scompiglio, un delirio, perché nel momento stesso che comincia la stagione estiva, la gente che abita qui in Viale Adriatico si riverserà tranquillamente in una strada che è già intrafficata del suo con altre macchine in via Dante Alighieri nella parte posteriore, e sarà veramente un delirio quest'anno. E la diminuzione dei parcheggi fa storcere il naso anche ad alcuni albergatori pronti ad accogliere i turisti. Pagare un parcheggio che prima non si pagava rappresenta sempre un disagio per i turisti, però secondo me il disagio più grosso sarà quello dei parcheggi che sono persi in questo modo e saranno persi se in via Dante Alighieri toglieranno i parcheggi a spina di pesce e li faranno perpendicolo, cioè lungo la via. Quello sicuramente sarà un disagio, perché tutti gli anni già siamo carenti di parcheggi. Se ne perdi altri 70-80, non so la gente dove andrà quest'estate a parcheggiare. Già ci sono i problemi quando c'è la fiera, lo sappiamo, alcune persone addirittura a volte disdicono le camere che non riescono a raggiungerci a parcheggiare. Secondo me quest'anno ci saranno dei disagi.